www.radiofreestation.com. La prima web radio dedicata agli italiani nel mondo. Eccoci qua, ciao a tutti, ben ritrovati su Radio Free Station per una nuova puntata del Nico Caputo Show. Nico Caputo da Napoli e Stefano Monteforte dalla Sicilia. Applausi. Che accoglienza calorosa questo pubblico napoletano, ma io ringrazio sempre per questa accoglienza. Ma ringrazio anche se c'è la Wendy, assistente di studio di Nico Caputo. Sì, sì, ci sta. Wendy? Bye. Eccola bye. Qua. Ciao Wendy. Oh, bye che bye. Carino. È una settimana di vacanza. Sì. Va bene. Chi è che fa le vacanze? Anche tu Wendy, non ti eclissare. Non ti eclissare. Non ti eclissare, Wendy. Wendy, non ti eclissare. Bye bye. Però se tu sei la luna stasera ti eclissi, Wendy, infatti, come la mettiamo? Stasera, saluti per un po', mi raccomando, tutti a guardare la luna stasera, mi raccomando. Bye bye, bye, bye. Ha detto, bye, bye. Si avvia, ha detto. Bye bye. Ciao. Allora, ciao, salutiamo, ciao Wendy, ciao. Salutiamo. Sì, sì, in effetti è l'argomento del giorno, meglio della notte, questa eclissi. Crisi lunare. Salutiamo Mirtilla, ciao Mirtilla, ciao Cronos, ciao a tutti coloro che sono nella chat, Pinuccia, Alicia e tutti coloro che ci ascoltano dalle altre piattaforme. Bene, grazie per averci augurato una buona diretta e noi insomma andiamo qui, siamo qui proprio per fare ascoltare nuovi artisti, artisti emergenti, insomma artisti che hanno talento e vogliono far ascoltare le loro opere.
È vero, Stefano? E questa è la missione del Nico Caputo Show, sì, perciò sì. L'hardcore business, come potremmo chiamarlo. Però l'argomento del giorno è proprio l'eclissi, Nicola, perché fu da caso la luna è piena stasera, no? Sì. E fu da caso si trova allineata con i raggi del sole che praticamente vengono oscurati dalla Terra, perché la Terra si mette proprio davanti tra il sole e la luna. Speriamo che sia tipo come l'orologio, no? quando segna qualche ora particolare, no? Quindi, alle 21:30 inizia il fenomeno, più o meno. Sì. E la luna è nell'apogeo, cioè nel punto più distante che c'è dalla Terra. Tra qui e la luna. Dalla Terra, sì. Per questo il cono di ombra che il pianeta Terra proietta sulla luna è più ampio, perché è nel punto più distante la luna, però l'ombra che gli arriva a causa della immissione, diciamo, della Terra in questo circuito tra Sole e Luna, e noi vedremo la Luna rossa. La vediamo rossa, Nicola? La vediamo rossa perché passano soltanto dei raggi rossi, perché quelli blu che emette anche il Sole, che emette raggi blu e raggi rossi, ecco, tanto per semplificarla e rendere una cosa semplice nel discorso radiofonico, quelli blu vengono trattenuti, insomma viene filtrato praticamente questa luce. Esatto. Viene filtrato, per cui quelli blu vengono trattenuti dal sole, che poi normalmente ci danno il colore che noi vediamo blu del mare, è dovuto a quei raggi del sole, sì. Per raggi blu, così raggi blu del sole. Mentre quelli rossi passano, perché i raggi rossi sono più penetranti e perciò questo darà una colorazione alla nostra percezione. Quindi mi raccomando tutti quanti a guardare la luna stanotte, insomma, questa sera. Allora, poi sono delle cose semplici, praticamente noi semplicemente ci andiamo ad ascoltare una canzone della nostra prima artista che si chiama Angela De Gregorio. È una canzone scritta da lei e appunto semplicemente buon ascolto a tutti. Sei insopportabile, a volte sei un poco critico. Ci sono giorni che ti ucciderei, ci sono giorni che ti sposerei. A volte non ti fai i fatti tuoi, a volte sei un poco apatico. Ci metti un attimo a convincermi delle tere, perché tu sei così, non cambierai mai con quelle fissazioni che in testa ne hai tante. Ma lo sai, quello che mi piace più di te è il carattere semplice, è il tuo stile che è unico, è il tuo modo di fare, le ambizioni che hai, la serietà che metti in tutto quello che fai, semplicemente. Sei deciso quando non ti va di fare quello che non è per te. Combatti sempre per quello che è tuo, combatti sempre per quello che vuoi. Se sei fastidito da qualcuno non ti fai problemi a mostrarlo. La tua arma è la sincerità e l'ironia, perché sai essere te stesso in ogni momento, con i tuoi difetti e pregi ne hai tanti. Ma lo sai, quello che mi piace più di te è il carattere semplice, è il tuo stile che è unico, è il tuo modo di fare, le ambizioni che hai, la serietà che metti in tutto quello che fai, semplicemente.
semplicemente, ma lo sai, quello che mi piace più di te è il carattere semplice, è il tuo stile che è unico, è il tuo modo di fare, le ambizioni che hai, la serietà che metti in tutto quello che fai, semplicemente. Applausi, applausi per Angela De Gregorio e complimenti per questa sua bella canzone. Bene, ritorniamo in diretta, Nico Caputo e Stefano Monteforte per questo show, appunto, dove facciamo esibire talenti emergenti, insomma, quindi ovunque voi siate, avete dei sogni nel cassetto, avete magari la passione per la musica, per la poesia, per le canzoni, componete, siete cantatori, cantatrici, insomma, mandateci il materiale e noi vi faremo, vi daremo voce in questa trasmissione, appunto chiamata Nico Caputo Show, con Stefano Monteforte dalla Sicilia. Stefano! troppo tifo. Ma, grazie al pubblico napoletano, è sempre generoso, è sempre così caloroso, è sempre così accogliente, che, come dire, alle volte può essere anche immeritato questo grande auspicio, però ogni tanto fa piacere, ecco, sentire qualche applauso. Sì. E anche qualche apprezzamento positivo. Certo, sicuramente. Ecco, comunque perché ci sono tanti artisti, tanti bravi, sia ragazzi che ragazze, e di tutte le età, insomma, e che sono molto bravi, quindi è doveroso farli ascoltare un po' a tutti. Quindi noi attraverso Radio Free Station diamo voce, insomma, a questi artisti, li facciamo esibire in questa trasmissione. Sperando, insomma, esatto, che abbiano, insomma, prendono il volo e riescono a conquistare classifiche sempre più grosse, insomma, no? Entrare, insomma, nelle hit. È vero, caro Stefano, ci sono tanti veramente bravi. E comunque noi siamo così, ci definiamo degli sfruculatori del talento, cioè se voi avete tenuto per un bel po' di tempo chiuso sto talento che ci avete, che tutti ce l'abbiamo, un talento. Ma se ascoltate la radio, se fate la radio, eccetera, qualche talento ce l'avete sicuramente, che è ancora nascosto, è sopito, e magari c'è qualche velo sopra, qualche velo da togliere. Bene, l'occasione, una delle possibili occasioni è quella di scrivere a Nico Caputo Sound @gmail.com, Nico Caputo Sound @gmail.com. Mandate un MP3 e noi una presentazione, quasi certamente, ovviamente, quasi certamente vi manderemo in onda. Sì, ecco. Bene, allora vi manderemo in onda, ma vi informiamo che stasera, oltre alla luna, all'eclisse di luna, si può notare anche Marte, che è il pianeta più grosso vicino alla Terra, sì, è prossimo, e perciò se guardate a sud, verso dove è la Luna, in basso a destra, troverete un punto luminoso, ecco, quello lì è Marte, il pianeta della Terra rossa, il pianeta dove recentemente è stata scoperta acqua, e perciò c'è stata sicuramente vita, o ci può essere anche vita. L'argomento è interessantissimo, c'è un grande dibattito, dai social network agli scienziati alle istituzioni che si occupano di questo argomento, la ricerca di vita, l'aspirazione alla vita. Bene. E per questo noi, come seconda canzone, abbiamo detto resta con me, resta come sei, resta come cara sei vita, resta come sei. Quindi restiamo tutti tra come i nostri artisti, abbiamo degli autori, insomma, intelligenti, ecco, lo devo dire, poi in particolare nel caso prossimo Venturo che andiamo ad ascoltare,
appunto resta come sei, perché noi dobbiamo accettarci, questo è il messaggio principale, l'unica vera e significativa lotta è quella di accettare noi stessi, perciò restate come siete, perché il cambiamento comunque c'è già dentro di voi e che non ne siamo sempre coscienti e consapevoli. Quindi per cui accettiamo. Mi invito in questa canzone che adesso mandiamo, del Resta come, che si intitola Resta come sei, di Andrea Sena, sia un invito a uno sguardo anche interiore, allo sguardo del vedere come dentro di noi stiamo cambiando e possiamo anche accorgercene noi stessi da soli, e semplicemente guardando dentro e restando con noi stessi. Allora, siamo come siamo, resta come sei, e ce la ascoltiamo dalla voce di Andrea Sena, altro artista partenopeo e che sta andando molto forte. Buon ascolto a tutti. Resta come sei, ti prego no, tu non cambiare mai, e parlami se vuoi stanotte, e dimmi solo cose che tu sai, ma resta come sei, la notte mi dirà tu cosa fai. Guardo il cielo blu, a volte tra le stelle vedo anche gli occhi tuoi. Sì, ma non è possibile, tu adesso non ci sei, ma devo credere che è finita tra di noi. Lo so è difficile parlare un po' con te, ma fa più male, sai, sapere che non vuoi. Così, con un vuoto nell'anima, un silenzio che logora, con il cuore che vegeta, perché ha voglia di libertà, resta dove sei. Lontana dei chilometri oramai, ma cercami se puoi nei sogni, vedrai che forse lì mi vorrai. Sì, ma non è possibile che tu adesso non ci sei, ma devo credere che è finita tra di noi. Lo so è difficile parlare un po' con te, ma fa più male, sai, sapere che non vuoi. E allora vado via così, con un vuoto nell'anima, un silenzio che lora, con il cuore che vegeta, perché ha voglia di libertà. Applausi. Applausi meritati per Andrea Sena. Bene, ritorniamo qui in diretta. Ancora saluti per tutti coloro che ci stanno ascoltando. Saluto Armando che mi saluta qui su,
su Facebook e Antonio che ci stanno ascoltando insomma da altre piattaforme. E, bene, allora a questo punto ritorniamo in diretta, caro Stefano, ci sei sempre, non sento più la tua voce. Siamo sempre in diretta, amico, siamo sempre in diretta. Sì, ciao, naturalmente. Dobbiamo dire anche l'orario, magari sono le 18:21, sì. Oggi 27 luglio 2018. Esatto. E siamo in diretta su Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Bene, a questo punto abbiamo una sorpresa per tutti coloro che sono di Radio Free Station, insomma, che appartengono allo staff e che quindi conoscono una persona, una certa persona. Lei è la nostra direttrice Mirtilla. Ce la andiamo ad ascoltare con una bella canzone, fresca fresca, fatta insomma, da poco, è una cover ovviamente, e si intitola Io che amo solo te. Buon ascolto a tutti. Te che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto non ti lascerò per cercare nuove avventure e niente che ama mille cose. E si perde per le strade del mondo. Io ti amo solo te. Io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Solo te, e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove illusioni. C'è gente che ama mille cose. E si perde per le strade del mondo. Io ti amo solo te. Io mi fermerò, ti regalerò il cristo della mia gioventù. Applausi, applausi.
Applausi meritati per la nostra direttrice Mirtilla, complimenti Mirtilla. Hai sentito Stefano Mirtilla? Bravissimo. Possiamo plagiarci, possiamo arrogarci il diritto di averla lanciata, di averla sfruguliata, di averla convinta, di averla un po' coccolata perché anche il suo talento venisse fuori, non solo quello di direttrice, non solo quella di comunicatrice, non solo quella che ci fa stare tutti bene insieme. È vero. Dice Pina, Mirtilla, avevi una carriera aperta. Sì, è vero. Infatti, guarda, io sono il primo a crederci. È vero. Brava. L'abbiamo pure mi ricordo di mattina, abbiamo fatto un'intervista registrata che poi abbiamo mandato il giorno dopo. Lei si è divertita molto, diceva che eravamo noi cantanti, e invece che disprezzo compra, nel senso che la cantante era lei e noi l'abbiamo in qualche modo messa, abbiamo incoraggiata, in condizione di prendere appunto il coraggio con le sue mani e darlo ai radioascoltatori di Radio Free Station. Ecco qua. Vabbè, complimenti. Ci sono. Complimenti a Mirtilla. Bene, noi andiamo avanti con il nostro show e abbiamo un altro artista. Passiamo con un maschietto questa volta. Lui si chiama Ciro Imperato e la sua canzone Tilt. Ce l'andiamo ad ascoltare. Buon ascolto su Radio Free Station. Rotola, rotola, la vita che rotola, rotola e gira, srotola e tira. Rotola, rotola, rotola ancora, si sale e si scende, si prende e si perde, tra pezzi di nuvole, tra quadri di stelle. Rotola un viaggio, rotola il tempo, incontri indelebili e sguardi impossibili. Rotola ancora, rotola e non tornerà. E poi, la vita intera in tilt, come in un flipper che si ferma sul più bello. Ed io ti ho conosciuta lì, e in mezzo al mondo io ti riconoscerò, seguendo il battito ti riconoscerò. La rotola continua a girare, impara a volare, si ferma a guardare. Rotola, rotola, prosegue il suo corso, continua a viaggiare, sa fare del male, tra segni che restano, tra sogni che cadono. Rotola un bacio, un ultimo sguardo, tra sensi di colpa e assenze di colpe. Rotola e cade, rotola il nostro addio. E poi, la vita intera in tilt, come in un flipper che si ferma sul più bello. Ed io ti ho conosciuta lì, e in mezzo al mondo io ti riconoscerò, seguendo il battito ti riconoscerò.
saprò trovarti, sai, seguendo il battito, dal battito che applausi. Applausi, applausi per Ciro Imperato, complimenti. Bene, ritorniamo in diretta e sono appena le 18:32 minuti primi. Siamo su Radio Free Station in diretta. Io da Napoli, Nico Caputo, e Stefano Monteforte dalla Sicilia. Ci sei, Stefano? Eccomi, Nico. Eccomi, eccomi, eccomi. Bene. Allora, proponiamo la prossima artista. La proponi tu? Ai, sì, 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 certamente. Teresa Amato. Chi è Teresa Amato? Teresa Amato è che non sapeva bene dove fosse a un certo punto la sua vita, dove era lei, era come se avesse perso un senso di orientamento del cos'è la vita. Beh, la musica, le parole. Il suo stesso sentire, la sua stessa forza di sopravvivenza l'ha fatta ritornare a respirare, è uscita fuori. Sperare si può, questa è la lezione che ci dà Teresa Amato, che è ritornata a respirare dopo un periodo che non voglio descrivere, un periodo asfissiante, insomma. Ma sicuramente, però non voglio scendere nei dettagli, ma dare solo un'indicazione generale che si può uscire dai cosiddetti tunnel psicologici nei quali purtroppo per questioni inerenti alla stessa vita richiedono di essere attraversati. Ma poi si esce, c'è sempre una via d'uscita, questa è la testimonianza che con il Nico Caputo Show noi vogliamo dare a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici, i presenti nella chat. Ritornate a respirare, cominciate a liberare i vostri polmoni, prendete una bella boccata d'aria, respirate a pieni polmoni, l'aria è gratis. E fa bene perché è piena di ossigeno, che ossigena tutte le nostre cellule. Bene, allora andiamo ad ascoltare Teresa Amato, ritornata ad aspirare. Buon ascolto. Mai, io che sono sempre stata senza troppe le mancanze d'amore, e in cambio davo tutta me stessa, è così che mi disilludevo, ed il mio cuore troppo pesante perdevo per la strada dei sogni, ma senza smettere di sognare, sempre alla ricerca costante, io che non ho chiesto mai niente, solamente un po' di felicità, e invece ho ricevuto dolore.
coppie facce intorno a me, la mia inclinazione al bene non mi fa provare rancore, ed ancora adesso ricerco tutto quell'amore di cui ho bisogno, riuscire a dare un senso ai miei giorni ed abbandonare il dolore. Troppe volte scivolavo, sprofondavo lentamente in abissi senza luce, senza niente intorno, solitudine ed attese, amarezze e troppi addì, ma di forza sono sempre ritornata a respirare. La mia sola amica sei sempre tu, musica. Io mi sono sempre affidata a te, sempre confidata con te che mi fa star bene. Applausi, applausi. Applausi per Teresa, per Teresa Amato, applausi, complimenti a Teresa Amato. Bene, ritorniamo in diretta. Ben meritati, ben meritati gli applausi a Teresa Amato. Sì, 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 complimenti, perché si, veramente si sta dando da fare anche con altre cover dove insomma magari si esprime molto meglio, ovviamente, perché con le canzoni più note. Insomma, con le canzoni più note ovviamente si riesce più facile, si ha un orecchio, magari riusciamo a percepirla meglio, insomma. Va bene, allora andiamo avanti. Allora andiamo avanti, ora voglio presentare un autore che dà molto valore alla visita, dà un valore direi virtuoso. Voi sapete che da sempre l'amicizia ha questa doppia parte, quella della utilitas, quella della virtus. L'utilitas è quando c'è una persona, ce la facciamo amica perché in quel momento ci deve fare un favore, perché abbiamo bisogno di quella persona, e allora per una qualche utilità facciamo proprio amico e l'amico se ne va poi. E invece c'è quella virtus, che è un'amicizia che rimane, oserei dire, in modo eterno, anche quando l'amico non c'è più, anche quando l'amico è andato in altri lidi, anche quando l'amico ha lasciato qui le sue spoglie e è andato da qualche altra parte che non è dato sapere. Perciò quello che vi voglio presentare è questa ode all'amicizia fatta da Nico Caputo con L'amico mio. Tu non aveva pazienza, la passione c'era tutto niente, tutte cose volava senza niente. La pensione non bastava mai, si va a mettere fine in dei guai, un po' che non manca l'onda virtuale, scommetteva con un gatto all'animale. Tutto quando ci fanno festa, sono scritto sul desiderio, ti ho lasciato con me nel capire. Ed in piazzetta non tornerò mai niente, non ho pensato a quello che niente,
credevo sia un po' buono, se credevo sia un valetto, un brutto giorno. Se sentivo fatto come un milione, non potevo scumare il primo pallone, la buia terra serva porta fra, occhiati solo la verità. Adesso sono troppo andresse, tutto quando ci fanno feste, lo sei scritto il suo destino, ti ho lasciato con me il destino. Giocavo con me il fesso, facevo le mani con l'eresse, ma ricordo io non faccio dire, mi terrà la labirio mando. Grazie a tutti, era un'anteprima insomma di questa canzone che ho scritto un po' di tempo fa e insomma ci sto lavorando un po' su per fare l'arrangiamento e insomma la registrazione, ma c'è ancora un po' da fare. Bene, caro Stefano, ci sei? E come no, ecco, mica ti abbandono così. Grazie, grazie. Figurati. E dunque avevamo lasciato l'argomento sulla Virtus, no, sulla Virtus, sì. Bisogna valorizzare l'aspetto più nobile, no, dell'amicizia, in cui le cose non si fanno soltanto per utilità, ma che si fanno insieme, e perciò entrambi i contraenti del contratto amicizia ne traggono vantaggio, ecco. Non c'è uno che vince e l'altro che perde. È un po' così. Se allargassimo questo tipo di visione al resto del mondo, vivremmo in un mondo più pacifico, più tranquillo e più felice per tutti. Purtroppo al momento la situazione non è così, ma bisogna sempre dare delle, come dire, speranze di vita. Bisogna sempre dare degli appigli ai quali ancorarsi appunto nei momenti difficili, questo l'abbiamo già detto, nel respirare, nell'essere semplici, nel restare come si è, nell'amare, come si diceva Mestirla, e nel
nella canzone. Sono appena le 18:47 minuti e insomma il tempo stringe, caro Stefano, e ti devo interrompere perché altrimenti non riusciamo a mettere altre canzoni qua. Abbiamo altre tre che vorremmo inserire, però dobbiamo muoverci un po'. E allora io presenterei la prossima, che è Rosanna Romano con Mi Vida. Buon ascolto a tutti. Mi locura, tu passion, yo mis besos. Quiero un amor que sabe cómo leer en mi corazón. Quiero un amor que se pregunta de una puesta de sol. Quiero un amor que dedique una canción para mí. Quiero un amor. Quiero un amor así. Mi locura. El amor es mi vida. Soy una apasionada. Yo vivo en mi sueño. Yo no quiero más. No quiero más. Mi nombre no es querida. Muchacha, señorita. No quiero nada más. Dame la música para bailar. Bailar, 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 bailar. Toda la noche así, toda la noche así. Bailar, 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 bailar. Como una forma de amar. Una razón, solo yo pido una ocasión. Una razón, que da sentido a mi condición. Quiero emoción, para elegir mi hombre ideal. Quiero emoción, y un beso es normal. Mi locura. El ritmo es mi vida, soy una apasionada. Yo vivo en mi sueño, yo no quiero más, no quiero más. Mi nombre no es querida. Muchacha, señorita, no quiero nada más. Dame la música para bailar. Bailar, 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 bailar. Toda la noche así, toda la noche así. Bailar, 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 bailar. Como una forma de amar. Y es que me sufrió. Applausi, applausi per questa ragazza, Rosanna Romano, complimenti, molto brava. Bene, allora a questo punto abbiamo ascoltato Mirtilla, abbiamo ascoltato una delle mie e non possiamo fare a meno di ascoltare anche una canzone di Stefano Monteforte, che anche lui è un bravo compositore, e quindi anche lui con la chitarra e i testi, insomma, se li scrive da soli, sia musica che testo, e andiamo ad ascoltare appunto una sua canzone che si intitola, in inglese si intitola Dennis Law. Buon ascolto a tutti. Dennis Law on the road.
Road. Applausi, applausi, applausi per Stefano Monteforte. Bene Stefano, complimenti. Bravo, bravo. Grazie, grazie, grazie. Bene. Ispirazioni, allora, ispirazioni che arrivano in certi momenti. Che arrivano, belle, quindi belle, bisogna prenderle al volo. E abbiamo un altro nostro amico che fa parte poi di questo gruppo che abbiamo creato, insomma, sugli scogli, appunto gli artisti di scoglio, e che siamo Nico Caputo, Stefano Monteforte e Gennaro Raimo, anche lui compositore, chitarrista, insomma si diverte, si diletta, e ci andiamo ad ascoltare una sua canzone che si intitola appunto, come si intitola Stefano? Ali per volare, ali che auguriamo a ognuno di avere, perché il vostro angelo custode vi assista. Ali per volare. Allora, buon ascolto. Gennaro Raimo. L'immagine sbiadisce nei ricordi, il tempo scorre somme due, un sogno appena vissuto e poi lontano da te, e poi così difficile volare, le ali del cuore, la luce dell'anima, e poi così
così difficile viaggiare, il vento che tira, lasciati andare, un pensiero che mi porta da te, un pensiero che mi porta da te. L'anima, sguardi incrociati, pensieri infiniti, un amore rubato in un sogno segreto, emozioni da togliere il fiato. L'anima, no, 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 non si arrende, rivivo ogni piccolo istante. E so, so, so che per te è importante. Vorrei donarti ali per volare, per poterti spostare dove ti porta il cuore. Lì ci trovi me ad aspettare, per poterti abbracciare, per poterti cullare. Un pensiero che mi porta da te, un pensiero che mi porta da te. Il tempo spedisce le immagini, ma le emozioni danno vita all'anima. Afferra la tua felicità, segui il vento, inizia a volare. Un pensiero che mi porta da te, un pensiero che mi porta da te. Allora, applausi anche per Gennaro Raimo. Gennaro Raimo, bravo artista anche lui. E bene, allora a questo punto la nostra sigla di chiusura è partita. Dobbiamo salutarvi, e sono pronti Gianni e Pamela, che saranno con voi per la prossima ora. Ciao ciao a tutti da Nico Caputo, e il microfono per Stefano. Stefano, un saluto veloce, circolare, felicità a tutti quanti, e a prossima volta ci sentiamo, e godetevi la vita. Ciao ciao a tutti.